La PIL che nell'ultimo anno hanno sviluppato Napoli e la Campania attira sempre più buyer e vettori internazionali, disposti a investire e a creare piattaforme turistiche di alto livello. La BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo 2018, è la testimonianza della crescita dell'incoming, a sottolinearlo Angioletto De Negri, patron di BMT. Incoming che sta crescendo molto, perché abbiamo la presenza di molte regioni in più, dal Trentino alla Calabria, alla Basilicata, all'Emilia Romagna, quindi vuol dire che c'è un interesse non indifferente. A tenere a battesimo la kermesse turistica il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera. Napoli è la città che per cultura e turismo più cresce negli ultimi 2 anni, quindi questi sono dati oggettivi, frutto non del caso ma di un grande lavoro. Stiamo provando a mettere in rete la Campania anche attraverso dei servizi che interessano la mobilità. Presentati nei saloni della Borsa Mediterranea del Turismo i nuovi voli e vettori dell'aeroporto internazionale di Napoli. Margherita Chiaramonte di GESAC precisa. Belle novità anche per quest'estate, nuove destinazioni saranno Alghero ad esempio, che verrà collegata sia da EasyJet che da Volotea a partire da luglio. EasyJet collegherà Napoli per la prima volta anche a Faro, sempre da luglio, e a Granada dal mese di settembre. Novità molto importante, soprattutto per la possibilità di connettere Napoli non solo a Mosca ma a tutta la Russia e a tutta l'area dell'ex URSS. Un nuovo collegamento, una nuova compagnia aerea che investe su Napoli.